Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al decimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Io nel primo video vi ho spiegato un po' più dettagliatamente di che cosa si tratta, che cos'è questo tag, ma brevemente vi dico che si tratta di rispondere a una domanda al mese riguardante i libri. E la domanda di oggi è: qual è un libro del tuo autore preferito? Bisogna premettere che io non ho un autore preferito, perché io più che autori preferiti ho dei libri preferiti. Perché sugli autori diciamo che non mi ci attacco troppo, nel senso che io sicuramente considero lo stile di scrittura, considero l'argomento, considero la trama di un libro, anche il momento in cui mi trovo io, perché magari c'è un momento della mia vita in cui preferisco leggere alcune cose, un momento in cui preferisco leggerne altre, quindi sicuramente non fa tanto la differenza l'autore, ma faccio la differenza io, perché magari dipende appunto in che periodo mi trovo, e sicuramente fa la differenza il contenuto di quel libro specifico, la trama, quindi più che l'autore, diciamo che sono quelle cose che io vado a vedere. Però esiste un autore del quale ho letto proprio tutti i libri, quindi tutti quelli che ha scritto io li ho letti, e quindi diciamo che si avvicina un pochino di più a quello che potrebbe essere considerato il mio autore preferito. Sto parlando di Ulf Dorn e voglio mostrarvi La psichiatra, perché secondo me è uno dei libri più belli che ha scritto. Devo dire che a me ne sono piaciuti anche altri, però questo secondo me ha proprio quel qualcosa in più rispetto agli altri, quindi se per caso volete leggerlo e approcciarvi a quest'autore, io vi consiglio di partire dalla psichiatra, perché davvero presenta dei colpi di scena non indifferenti, quindi io vi consiglio questo. Non vi racconto proprio la trama nel dettaglio perché ho fatto su questo libro una recensione, quindi c'è un video sul mio canale, ve lo lascio nelle schede, ve lo lascio anche in descrizione, in cui proprio vi parlo di questo libro nello specifico, quindi vi racconto la trama, vi racconto quella che è stata la mia impressione, quindi insomma, ho già detto tutto in quel video, quindi non mi ripeto, altrimenti diventerebbe di nuovo un video recensione su questo libro e nel mio canale c'è già. Però mi limito, diciamo così, a consigliarvi di provare a leggere La psichiatra qualora vogliate avvicinarvi a quest'autore, perché secondo me è un libro veramente avvincente che vi coinvolgerà dalla prima all'ultima pagina, perché davvero è molto molto avvincente e ha un finale veramente particolare. Quindi io insomma vi consiglio questo. Come al solito i video tag 30 mesi di libri sono abbastanza brevi perché le domande comunque non richiedono delle risposte così tanto articolate e quindi io anche per questo video mi fermo qua. Vi invito a fare questo tag qualora foste persone che amano leggere, che amano i libri, perché è un tag comunque interessante e il fatto di rispondere una volta al mese vi consente di riflettere molto di più rispetto a un video tag tradizionale sulle risposte, quindi vi permette anche di entrare un pochino più in sintonia con voi stessi, secondo me, secondo la mia opinione. Quindi io vi taggo come faccio tutte le volte alla fine di questi video e vi invito a fare questo tag perché davvero può essere carino e interessante proprio anche andare a ricercare la risposta di mese in mese. Io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.